Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Il 14 settembre, domenica prossima, ricorre una festa particolare, esaltazione della Santa Croce. Esaltazione vuol dire prendere ciò che è in basso, tanto in basso da calpestarlo con i piedi, e metterlo in alto, così in alto che oltrepassa tutto e tutti con la sua grandezza. Ma perché proprio la croce? 2000 anni fa la croce era il patibolo dei delinquenti e degli schiavi. Rappresentava ciò che di più abominevole e spaventoso si potesse immaginare. Ed ecco che quell'elemento abominevole e spaventoso Dio l'ha trasformato in strumento di salvezza. Ci ha recuperati, ricreati con la croce di Gesù. Noi la mettiamo al centro delle chiese, probabilmente appesa anche alle pareti delle nostre case, molti la portano al collo, ma siamo consapevoli di cosa significhi questo. Forse ci è utile rileggere quanto scrive San Paolo ai cristiani di Corinto al riguardo. Dio mi ha mandato tra voi a predicare il Vangelo, ma non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio. Gli ebrei chiedono miracoli per credere. I greci sono orgogliosi della sapienza dei loro filosofi. Noi invece predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per gli ebrei, stoltezza per i greci. Ma ciò che è stoltezza per gli uomini, per Dio è sapienza. E ciò che per gli uomini è debolezza, per Dio è forza e potenza. Ecco cosa significa la croce. Se ci lasciamo sedurre dalla sapienza degli uomini, dalla loro furbizia, dai loro criteri di successo, di riuscita, allora la croce non fa per noi, e se ce l'abbiamo al collo, leviamocela, è questione di coerenza. Se invece facciamo esperienza di debolezza e di prova, di grane che lasceremo perdere volentieri e invece ce le dobbiamo portare appresso, se a volte ci costa l'essere coerenti con il Vangelo, allora sì, guardiamo pure con simpatia alla croce di Cristo. È la garanzia che proprio tutta quella tara che vorremmo eliminare, Dio la può trasformare in via d'uscita, strumento di salvezza. Anzi, occorre dire che solo se c'è croce, c'è via d'uscita sicura. Senza croce ci sono solo miraggi illusori. Sì, è con le esperienze e le situazioni che noi scarteremo volentieri che Dio ci salva. La croce di Gesù, esaltata sopra tutto e sopra tutti, ce lo assicura. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.